Il giudice Roberto Settembre oggi a Imperia per presentare il suo libro L'Avvocato Argentino. Allora, di che cosa parla questo libro? È un thriller storico-filosofico. La parte thriller la intendo come una sorta di ciliegina affinché uno la mangi e lega il resto. Racconta una storia che parte dall'Argentina della dittatura, passa per Milano negli anni 90 e arriva infine a Zurigo nel 2015. Il protagonista è un avvocato che ha avuto sterminata la famiglia ed è riuscito a fuggire e vive a Milano e verrà poi ricondotto in qualche modo a Buenos Aires. Ecco, la storia gira intorno a due punti cardinali. Uno è la memoria della vita affettiva e familiare del protagonista ed è l'elemento cardine dell'aspetto più letterario del romanzo. L'altro attiene invece al significato della funzione dell'avvocato, quando la funzione dell'avvocato vive nell'ombra. Vi spiego meglio. La funzione dell'avvocato è una funzione sostanzialmente equivoca, non in senso negativo. L'avvocato civilista illumina con la sua luce, ovviamente, un oggetto sul quale il giudice dovrà lavorare. C'è tutta una parte in ombra che il giudice non conoscerà mai, per cui alcune delle decisioni del giudice prese sulla scorta degli elementi che arrivano dalla luce dell'avvocato possono nascondere delle cose che il giudice non conoscerà. La sentenza può essere anche ingiusta per questo motivo. Ecco. Questo avvocato è un avvocato che ha lavorato a Buenos Aires per conto di un corrispondente milanese, probabilmente legato alla P2 di Licio Gelli, in un'epoca terrificante in cui gli interessi più o meno criminali e comunque di altissimo livello mettevano in relazione il Sud America con l'Italia e anche con il Nord America. Ecco, questo è un elemento, un leitmotiv all'interno di questo romanzo, no? Che quindi cerca di vedere il significato di tutto questo. Terzo elemento è il rapporto con la storia e sulla ricostruzione della storia, cioè in che modo gli eventi vengono rivisitati da chi li vuole rivisitare secondo alcuni parametri oppure secondo altri. Ecco, c'è un cenno piuttosto pregnante sul senso del negazionismo storico. Sostanzialmente il romanzo gira intorno a tutto questo. Lei si è occupato, nelle sue vesti di giudice, di uno dei fatti più gravi, insomma, della storia moderna italiana, che sono le violenze e le torture nella caserma Bolzaneto, nell'ambito del G8 di Genova. Che cosa le resta del G8, di tutto quello che è successo? Che idea si è fatto? Ma mi sono fatto l'idea che purtroppo l'uomo non è un animale pacifico e che le istituzioni se ne dimenticano molto spesso e si muovono secondo istinti di varia natura. Quando si mettono insieme alcuni interessi e alcune ostilità, i più deboli ci rimettono. E la giustizia non necessariamente è giusta, perché è strutturata su parametri che non coincidono con l'esigenza del bene. È molto importante che il giudice faccia il suo mestiere, indipendentemente dal fatto che facendo il suo mestiere possa ottenere davvero i risultati che le persone possono attendersi. Mi spiego meglio. Ognuno ha una sua esigenza di giustizia. Cosa significa un'esigenza di giustizia? Significa avere il riconoscimento, soprattutto come vittima, a volte anche come imputato, figuriamoci, ma il riconoscimento esterno a sé che la propria vicenda non deve passare sotto silenzio, se è una vicenda particolarmente eclatante e pregnante. Ecco, il giudice deve sapere che le persone si attendono dalla giustizia una forma di riconoscimento. Come persona, come cittadino, dico, l'inefficienza della giustizia o il fatto che la sua struttura sia incongrua rispetto ad alcuni bisogni è la considerazione negativa. La considerazione positiva è che sia possibile che ci sia qualcuno che mi dia ascolto e che in qualche modo questo ascolto abbia una sorta di risonanza al di fuori dell'orecchio che mi ha sentito.
Questo è il senso della sentenza, della pubblicità della sentenza, della pubblicità del processo, del fatto che la stampa faccia il suo mestiere, del fatto che quindi tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte in qualcosa di più grande di loro sappiano di non essere sole. La sentenza in realtà io l'ho scritta molto tempo dopo, perché i fatti sono del 2001, la mia sentenza è del 2008-2009, poi ne ho pubblicato 2010, figuriamoci, quindi non è pressione del momento. Semmai è una pressione morale, cioè se è necessario indagare determinati eventi, scavare dentro questi eventi, scoprire delle umanità sofferenti o che hanno sbagliato, metterle in relazione l'una con l'altra per arrivare poi a dare una risposta all'esigenza di ascolto, questa è la funzione, quindi giustifica anche molto sacrificio personale. Ha scritto anche un libro, insomma, molto seguito su questa vicenda e... la richiamo a questo argomento perché il sindaco di Imperia è Claudio Scajola, che era ministro dell'interno all'epoca dei fatti. Lei ha usato parole molto dure nei confronti di Scajola perché insomma ha spiegato che si è rimasto stupito dal fatto che non sia mai stato coinvolto fondamentalmente in questa vicenda. Ce lo spiega meglio? Beh, questo non riguarda il libro che sto presentando adesso, riguarda un'altra cosa. Beh, a suo tempo io quando dovetti occuparmi di quei fatti ovviamente ricavai da quanto avevo conosciuto delle informazioni che mi servirono per spiegare e per analizzare l'esistenza di reati più o meno prescritti all'epoca e soprattutto il link tra questi eventi e le responsabilità o politiche o non politiche di chi aveva consentito che questi eventi si verificassero. Ecco, il ministro dell'epoca era un soggetto che, per usare una locuzione cara ai tribunali, non poteva non sapere. Detto questo, chi non può non sapere può sempre fornire la prova di non aver saputo, ovviamente. Ecco, l'indignazione del cittadino è questa, cioè com'è possibile che tu davanti a un evento di questa gravità ti possa trincerare dietro questo fatto e ammettiamo pure che tu non avessi saputo, dopo, una volta che hai saputo, hai il dovere morale di prendere delle posizioni che non vennero prese. Ecco. Allora, il senso della durezza delle mie parole riguardava l'aspetto etico del problema. Io non potevo, ovviamente, giustamente, nessuno può diventare giudice di qualcosa su cui non è stato investito ad indagare e decidere, ma come cittadino più o meno consapevole, più consapevole di altri probabilmente, avevo il mio dovere morale di dire, dal punto di vista etico, queste cose sono sbagliate.